Dottor Del Debbio, in Sì. questi giorni stiamo assistendo sul reddito di cittadinanza ad una discussione folle e anche in questi studi, nei mesi precedenti, abbiamo parlato più volte del reddito di cittadinanza, di ciò che ha funzionato, di ciò che non ha funzionato e con esponenti politici il suo studio a volte mi sembrava essere anche la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Lo abbiamo sviscerato fino all'osso ed è venuto fuori che il centrodestra voleva migliorare ciò che non ha funzionato, ovvero la parte delle politiche attive del lavoro. Ebbene, dottor Del Debbio, in questi giorni il centrodestra, anziché fare una proposta su come migliorare la parte delle politiche attive sul lavoro, che noi volevamo anche confrontarci su questo, va sul reddito di cittadinanza e tipo bancomat, senza fare proposte, toglie 1 miliardo, senza dire come funzionerà, soltanto perché a loro serviva 1 miliardo, lo hanno tolto e non ci dicono cosa fare. Allora io mi domando, ma è un bancomat il reddito di cittadinanza? È un bancomat il superbonus? Serve 1 miliardo, lo prendono di là. Ne servono 3, lo prendono di là e noi siamo in attesa di proposte perché noi vogliamo anche confrontarci su come migliorare la parte delle politiche attive del lavoro. Vogliamo anche dire, va bene, potenziate i centri per l'impiego, non volete fare le assunzioni, diteci qual è la vostra prospettiva per i centri per l'impiego e su come far lavorare le persone che prendono il reddito e che vogliono lavorare e D'accordo. loro, senza fare nemmeno una proposta, tolgono 1 miliardo solo perché a Chiarisci, loro serve chiarisci, il miliardo. Non mi sembra normale questa cosa. chiarisci.